Trasferimento fraudolento di titoli e valori. Con questa accusa sono finiti in manette gli imprenditori Antonino e Giuseppe La Monica, padre e figlio di 61 e 21 anni di Caronia. I carabinieri del nucleo investigativo di Messina, insieme agli uomini della DIA, coordinati alla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, hanno anche sequestrato beni per un valore di 1.200.000 euro. Sotto chiave sono finiti l'azienda Tecnolam SRL, attiva nel settore edile nella vendita e noleggio di auto anche di lusso, 23 auto tra cui una Ferrari 548 e una Maserati 47S e vari rapporti finanziari tra cui conti correnti, depositi bancari e fondi di investimento. Due distinte indagini condotte una dai militari dell'Arma e l'altra dalla DIA hanno portato al provvedimento di oggi e hanno permesso di documentare la creazione ad hoc dell'impresa Tecnolam SRL che secondo gli investigatori era formalmente intestata al giovane Giuseppe La Monica ma di fatto riferibile al padre Antonino. Sorvegliato speciale già destinatario di un provvedimento definitivo di confisca per la sua riconosciuta intraneità a Cosa Nostra Palermitana, il mandamento di San Mauro Castelverde. Come spiegato agli investigatori, Antonino La Monica, già colpito nel 2012 da misura di prevenzione personale patrimoniale, divenuta irrevocabile 3 anni dopo, disposta alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina, gestiva a Caronia Utidominus la citata società, vanificando l'efficacia dei precedenti provvedimenti ablativi che lo avevano inibito nell'esercizio dell'impresa e allo stesso tempo occultando l'illecita provenienza di ingenti capitali fatti transitare sui conti correnti dell'azienda.